Ultimamente ci sono un sacco di persone che mi contattano per chiedermi come fare ad essere più efficienti in quello che fanno. E Vincenzo, per favore, fai un video su questo. E Vincenzo, fai un video su quest'altro. E fai un video su quest'altro ancora. Scusate, ma non fate prima a venire a farvi un corso e impararle tutte queste cose? Comunque, oggi parliamo della corretta illuminazione e postura durante l'apprendimento. Quindi se sei uno di quelli che continua costantemente ad aggiornarsi, seguimi. Ho visto persone studiare in condizioni inumane, cioè posizioni assurde, illuminazioni terribili. Quindi partiamo dalla postura adatta per l'apprendimento. Ma dai che lo sai qual è la postura corretta, lo sai perché probabilmente da quando eri alto così ti dicevano stai seduto composto. E tu con schiena ben dritta, piedi poggiati per terra, ecco, quella è una posizione fra le più adatte per l'apprendimento. Non con quelle posizioni strane che fanno in genere le femminucce con i piedi tutti aggrovigliati. Poi ovviamente la sedia che hai a disposizione influisce inevitabilmente sulla tua postura. Questo non vuol dire che ti devi comprare la sedia nuova, però cerca di stare il più possibile dritto con la schiena, anche perché in questo modo eviti di crearti alla lunga delle problematiche sulla colonna. Ok studiare, ma se mi devo spaccare la schiena va un po' meno bene. Come tenere il libro? Va tenuto a circa 45 gradi. Se hai la possibilità di prendere un leggio te lo consiglio, perché in questo modo vai a diminuire la distorsione tra i tuoi occhi e le lettere. Quindi cerca di avere sempre l'occhio perpendicolare al libro. No, così no. Illuminazione. Per scegliere l'illuminazione non hai bisogno di un esperto di illuminotecnica per farlo, ti basta qualche dritta. Quando andavo alle scuole superiori ricordo che studiavo nella mia stanza con tutte le luci spente, se era giorno abbassavo le tapparelle e accendevo solo il classico lampadone da scrivania. Quindi la situazione era tutto buio intorno a me, solo il fascio di luce sul libro. Questa è una delle cose più sbagliate in assoluto. Tutti sappiamo che la pupilla tende a dilatarsi e a restringersi a seconda della luce che percepisce. Se quindi hai un fascio di luce qua e tutto intorno buio, la tua pupilla che cosa inizierà a fare? Inizierà a dilatarsi e stringersi. Vincenzo, a me bruciano gli occhi. Ma io ho gli occhi rossi. Mi viene sempre da sbadigliare. Queste sono tutte reazioni normalissime a una sbagliata illuminazione e postura. Quindi, qual è la migliore illuminazione? Il top dell'illuminazione, ovviamente, è la luce solare, la luce naturale, che non vuol dire andare a studiare in spiaggia. Ma Vincenzo, ma come faccio? Io devo studiare per forza di sera, non c'è la luce del giorno. Accendi la lampadina. A quel punto hai ovviamente bisogno di un'illuminazione artificiale. Cosa utilizzare? Ma soprattutto cosa no? I neon sono i peggiori. Ma sono quelli che ho all'università, in biblioteca, a scuola. Sì, lo so, ci puoi fare poco. Possibilmente cerca di utilizzare una luce un po' diversa. Casa tua e puoi cambiare luci, ben venga. L'ideale sono delle lampadine a luce calda. Ancor meglio, se non c'è la luce naturale, cerca di non utilizzare una luce monocromatica, quindi un solo colore, ma cerca di avere più fonti di illuminazione. Ad esempio, se fossi stato io, avrei lasciato alzate le tapparelle, lasciate accese le luci della stanza e utilizzato comunque il lampadone. In questo modo avrei avuto tre tipi di luce differente, ma soprattutto cerca di evitare i riflessi. Su questo potremmo ancora approfondire, ma per adesso comincia così. Poi, se vuoi sapere molto di più, puoi informarti su uno dei miei corsi. Nel mentre, inizia ad applicare questo. E mi raccomando, impara ad imparare.